Istituita da Papa Francesco, ogni terza domenica del tempo ordinario la Chiesa celebra la Domenica della Parola di Dio, una giornata per far rivivere la centralità della parola nella vita ecclesiale, spesso occasione per conferire ai laici il ministero del lettorato. Come sommo pontefice a San Pietro, anche per la diocesi di Macerata, il vescovo Nazareno Marconi, nella restaurata cattedrale di San Giovanni, ha conferito il lettorato a 5 seminaristi del seminario missionario diocesano Redemptoris Mater, a un giovane che sta compiendo il suo discernimento a Roma e a un consacrato dei figli del Sacro Cuore di Gesù. Voglio presentarvi 5 candidati del seminario Redemptoris Mater che sta a Macerata. Allora, il primo, mettete in piedi, Tommaso da Venezia, diciamo, mestre, meglio dire mestre. Abbiamo Alessandro Trudu, viene da Cagliari, no? I suoi genitori sono presenti ma dal cielo. Poi anche abbiamo Gianmarco, un fratello di Giulianova. Presentiamo anche Gabriel, un fratello che viene da, non sta sulla carta geografica, ma è l'isola di Malta. L'isola di Malta, sono qui presenti i suoi genitori. Andrea Carbonari è un fratello di Montefano, diocesi di Macerata. Ci sono altri due fratelli che questa sera, no, riceveranno il ministero del lettorato e sono Pier Domenico Brandi della parrocchia del Sacro Cuore L'Arancia, c'è qui Don Jacopo il parroco, ci sono i genitori. Pier Domenico fa il suo cammino di discernimento a Roma e quindi preghiamo per lui. Insieme anche Giacomo Alimenti della comunità dei figli del Sacro Cuore di Gesù, gioca in casa, ci sono i suoi genitori, i suoi responsabili della comunità, mi alzate in piedi, e tutta la comunità del Sacro Cuore di Gesù. Carissimi, al centro della nostra celebrazione c'è il mistero della parola di Dio. Come dice il Concilio, nella Dei Verbum, il Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e vive tra essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questo è il mistero della parola di Dio. Il Signore parla con noi. Il Signore stringe un'alleanza d'amore con noi. Il Signore ci chiama ad una nuova comunione di vita con Lui. Di tutto questo siete costituiti servitori. Questo dovrete sempre meglio vivere per testimoniarlo al nostro mondo. Questo vuol dire diventare lettori.